Albania non più come paese sofferente, ma come una terra in fermento, in continua evoluzione. Un paese che, con fatica e speranza, ha saputo camminare sulle macerie della povertà per raggiungere un obiettivo più che significativo, la rinascita culturale, sociale ed economica. Già nel 2011 Lonely Planet, la nota casa editrice australiana che diffonde guide turistiche in tutto il mondo, aveva posizionato l'Albania al primo posto nella top 10 delle nazioni da visitare. Oggi dunque dall'Albania non partono più le cosiddette carrette del mare cariche di carne umana alla ricerca dell'America, piuttosto da qualche anno si sta assistendo al fenomeno inverso. Dalla fuga verso i paesi sviluppati sono migliaia gli albanesi che hanno deciso di tornare a godere dell'insospettabile fascino di una terra ancora tutta da scoprire, tra storia, industrializzazione che cresce di mese in mese, cibo, natura, ma persino turismo. Su quest'ultimo settore sono i fatti a parlare. Quasi ogni mese spuntano nuovi alberghi, strutture ricettive di qualità e centri benessere, ristoranti e cliniche sanitarie dotate delle più moderne attrezzature mediche in grado di offrire cure a prezzi più che vantaggiosi, con un risparmio del 70% rispetto ai costi delle strutture italiane. Un esempio è il ristorante che decise di aprire a Durazzo, Ervin Quaiai, 42enne. Lo volle chiamare The Due Chitarre insieme a suo zio Adil, di 57 anni. Un locale nuovo di zecca, bello, elegante, raffinato e dotato delle più moderne tecnologie e attrezzature, degno di essere definito un fiore all'occhiello della ristorazione europea. Dalla storia di Ervin ci si rende conto di quanto un albanese affezionato alla sua terra e alle sue radici abbia scelto di rientrare in patria dopo aver vissuto un lungo e travagliato periodo lontano da casa. Giunto a Brindisi prima del 91, ovvero prima del massiccio sbarco della Vlora l'8 agosto del 91 nel porto di Bari, Ervin sbarcò nel capoluogo messapico dopo un lungo viaggio a bordo di un gommone partito da un cantiere navale di Durazzo. Insieme con lui c'erano altri 8 amici alla ricerca di una vita nuova, migliore, lontano dalla sofferenza. Sbarcati a Brindisi furono accolti da alcune famiglie e cominciarono ad ambientarsi. Da Brindisi Ervin si trasferì a San Benedetto del Tronto, dove in seguito lo ha raggiunto la donna della sua vita, Merita, una giovane connazionale, oggi sua moglie. Un amore sincero e profondo dal quale sono nati 2 figli, Teddy e Ray, con la passione del calcio, e che oggi studiano in Albania, all'Università di Scienze Politiche ed Economia e Commercio. Una storia, quella di Ervin, che ci fa comprendere il volto nuovo dell'Albania di oggi, a cui si aggiunge anche quello religioso. Sono tante infatti le comunità musulmane in continua espansione, una religione molto sentita in questo paese che ha spinto 3 fratelli musulmani albanesi a costruire una mega moschea a Durazzo, un'opera mastodontica dalla quale svettano 4 minareti, ritenuta oggi la più grande d'Europa, un tempio santo e sacro costato oltre 2 milioni di euro e che è pronto ad accogliere migliaia di musulmani albanesi in nome di un Dio che unisce nella fratellanza e non nell'odio.